Credo che le cose, quando vengono spiegate con calma e chiarezza, si capiscono. Costa magari un po' di più spiegarle bene, però alla fine ne guadagnano tutti. Chissà, forse è questo che ha pensato Tom Curtis, un giornalista americano, che ha raccolto il tutto in un articolo e l'ha pubblicato nel marzo del 1992. Sì, lo so, non si dice Curtis, si dice Curtis, ma a me piace Curtis, come un nobile napoletano. L'origine dell'AIDS, una nuova sorprendente teoria, prova a rispondere alla domanda: fu un atto di Dio o un atto dell'uomo? E dove pubblica Tom Curtis? Su Rolling Stone! Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Un giorno un militante della lotta anti-AIDS mi spedì dalla California dei ritagli di giornali, dicendo che si trattava di informazioni clamorose che potevano interessare un giornalista impegnato. C'era scritto che si poteva ben continuare a parlare di riti tribali bizzarri ed altre possibili ipotesi per spiegare l'origine dell'AIDS, ma che un fatto era comprovato, e cioè che un virus della scimmia, SV40, era stato trasmesso a milioni di persone in tutto il mondo. Questo lasciava supporre che un fenomeno simile poteva essersi prodotto anche con l'AIDS. Questa rivelazione ebbe l'effetto di una bomba. La comunità scientifica si è improvvisamente sentita minacciata. Se un giornalista comincia a pubblicare degli articoli nella rivista Rolling Stones, Dio mio, che insulto alla nostra dignità. Gli scienziati erano molto preoccupati, soprattutto perché l'autore degli articoli era un giornalista professionista e temevano che la gente non avrebbe più fatto vaccinare i propri figli contro la polio. E così il caso esplode. La teoria sulle origini dell'AIDS diventa pubblica e, fatto insolito, a parlarne non è una rivista scientifica, come sarebbe logico, ma Rolling Stones, appunto, un giornale di musica rock. A questo punto, però, il mondo scientifico non può non reagire, ed è in particolare una rivista specializzata a occuparsi del caso. Non una qualunque, una delle più prestigiose al mondo, Science. Dibattito sull'origine dell'AIDS. Rolling Stone dice la sua. Dunque, secondo Science, l'articolo di Curtis è una pura speculazione. A questo punto, su un tema scientifico, a chi credete? A Rolling Stone, una rivista di musica rock? O a Science, una delle più prestigiose riviste di scienza al mondo? No, provate a pensare con la vostra testa e leggete l'articolo. Nessuno degli argomenti scritti nella rivista Science confuta veramente la teoria. Curtis non ci sta e scrive a Science per evidenziare che l'articolo di Science non confuta la teoria e ribadire la sua posizione. Science pubblica la lettera di Curtis a maggio, subito dopo interviene Hilary Koprowski in persona. Come scienziato, non intendevo replicare a Tom Curtis quando ha presentato la sua ipotesi sull'origine dell'AIDS su Rolling Stone. La pubblicazione della sua lettera su Science, però, trasferisce il dibattito dalla stampa popolare ad un giornale scientifico altamente rispettato. Capite? Seguendo il ragionamento di Koprowski, una teoria può essere discussa solo se pubblicata su una rivista scientifica. Dunque le mie, le vostre argomentazioni, se non sono pubblicate su una rivista scientifica, non contano. Ovviamente le riviste scientifiche non possono pubblicare qualsiasi cosa, devono fare un controllo di qualità. Il fatto curioso però è che la lettera di Koprowski è piena di errori e imprecisioni. Persino le note sono sballate e nessuno dei fatti esposti da Koprowski confuta veramente la teoria. Curtis ancora una volta non ci sta e riscrive a Science per evidenziare gli errori della lettera di Koprowski. E cosa fa Science? Non pubblica la lettera. Ammettiamo che una teoria, per essere discussa, deve apparire su una rivista scientifica.
Ma se non mi pubblichi, come facciamo a discutere? Ritenevo giusto che ognuno potesse farsi una propria idea, consultare le prove e poi decidere se credere o no alla teoria. Pensavo soprattutto che bisognava sottoporre il vaccino a un esame per scoprire che cosa c'era di fondato in questa ipotesi. In realtà sono le teorie che fanno avanzare la scienza, anche quando alla fine si scopre che sono sbagliate. Mi sembrava che fosse legittimo rimettere tutto in questione, e invece la comunità scientifica mi ha messo sul banco degli accusati e una parte della stampa specializzata mi ha presentato come un rinnegato. Ma non finisce qui. Subito dopo la pubblicazione dell'articolo su Rolling Stone, il Wistar Institute, l'istituto sotto cui Koprowski aveva effettuato le vaccinazioni in Congo, istituisce un gruppo di esperti per valutare la pertinenza della teoria. Dopo 6 mesi vengono presentate le conclusioni del gruppo in una conferenza stampa. Consideriamo la probabilità che l'epidemia di AIDS sia cominciata con l'inoculazione involontaria di un precursore dell'HIV durante le sperimentazioni del vaccino antipolio nel 1957 estremamente bassa. Non stanno dicendo impossibile, ma solo poco probabile. Science pubblica in un brevissimo editoriale che il gruppo di esperti ha demolito l'ipotesi di Curtis. Nessuna riserva, nessun dubbio. Punto. Curtis ancora una volta non ci sta e riscrive a Science per spiegare che il gruppo di esperti non confuta un bel niente. La lettera arriva a Science alla fine del 1992. E cosa fa Science? Non pubblica. No, sbagliato. Pubblica. Pubblica la lettera e ancora una volta è Koprowski a replicare. Ma questa volta senza lettere, ma con l'apertura di una causa legale contro Curtis e Rolling Stone per la distruzione della reputazione professionale, per la sofferenza mentale ed emotiva, per l'umiliazione e l'imbarazzo. La causa legale impegna Curtis a tempo pieno per quasi un anno, ma non si arriva ad un processo. A fine 1993 i legali delle due parti trovano un accordo che consiste nel risarcimento simbolico a Koprowski di $1 e della stampa su Rolling Stone di una chiarificazione che precisa che la teoria del vaccino orale antipolio è solo una delle numerose teorie discusse ma non provate sull'origine dell'AIDS. Poi la chiarificazione loda la figura di Koprowski come scienziato e si dispiace se dall'articolo possa essere derivato un danno alla sua reputazione, ma in definitiva, la chiarificazione non ritratta l'articolo di Curtis e nemmeno fa accenno che è stata pubblicata come parte di un accordo legale. I costi della causa ammontano a $300,000 per Koprowski e a $500,000 per Rolling Stone. Perché Koprowski si accontenta di un simile accordo e non va ad un processo? Forse perché, secondo il diritto americano, spetterebbe a Koprowski dimostrare in un processo che il suo vaccino è innocente? Comunque la causa legale ha ottenuto un obiettivo, quello di intimidire la stampa popolare che da quel momento si vedrà bene di pubblicare qualsiasi cosa sul tema. Non pubblicherà più niente perché chiaramente se devo ogni volta che pubblico devo pagare $500,000 è meglio non pubblicare. La carriera di Curtis? Distrutta. Science pubblica in un breve editoriale che Rolling Stone si piega a Koprowski e che Koprowski si sente sollevato. E questa storia poteva finire qui, ma c'è qualcuno invece che non ci sta, che vuole vederci chiaro e che decide di riprendere in mano tutta l'inchiesta. È anche lui un giornalista, indipendente, come Tom Curtis. Si chiama Edward Hooper, ma a differenza di Curtis, Hooper decide di partire per l'Africa proprio sulle tracce dei vaccini antipolio. La sua ricerca dura la bellezza di 17 anni, trascorsi tra Africa, Belgio e Stati Uniti. Accumula centinaia di ore di interviste con protagonisti e testimoni dell'epoca, consulta migliaia di documenti, traccia una mappa precisa dei villaggi dove ebbero luogo le vaccinazioni antipolio e la confronta con quella dove furono registrati i primi casi di AIDS. Ed infine, nel 1999, Hooper
pubblica i risultati della sua ricerca in un libro di oltre 1000 pagine, intitolato The River, il fiume. Buonasera. L'AIDS è causato accidentalmente dai ricercatori? Secondo un libro pubblicato recentemente, l'HIV ha origine dalla scimmia e sarebbe stato trasmesso all'uomo quando, in Africa, degli scienziati hanno utilizzato cellule di primati per una campagna di vaccinazioni contro la poliomielite. Sentiamo l'autore del libro. L'AIDS è apparso per mano dell'uomo, non per mano di Dio. Un vaccino sperimentale antipolio orale, io credo elaborato a partire da reni e da sangue di scimpanzé e somministrato ad oltre 1 milione di africani nel Congo belga, in Ruanda e nel Burundi tra il 1957 e il 1960, corrisponde esattamente alle prime apparizioni di casi di AIDS. A mio avviso, questa è la via attraverso la quale il virus dello scimpanzé è arrivato fino all'uomo. Su questa cartina si vede la notevole correlazione tra i luoghi dove il vaccino CHAT è stato somministrato in Africa centrale e la comparsa dei primi casi di HIV e di AIDS. Anche Hooper, come Curtis, afferma che il vaccino antipolio di Koprowski è diverso da tutti gli altri. Secondo lui, per produrlo, non vennero utilizzate semplici scimmie, bensì gli scimpanzé, gli animali portatori dell'antenato del virus HIV. Il libro di Hooper crea scandalo e alimenta la polemica. La scienza ancora una volta viene messa in discussione. Hilary Koprowski è nuovamente segnato a dito. Il clamore del dibattito e la precisione delle accuse obbligano Koprowski a scendere in campo. Ho usato del tessuto renale di scimmie provenienti dall'India e dalle Filippine, quelle che si chiamano scimmie rhesus, come pure altre due specie, il macaco amulata e... ho dimenticato il nome della specie delle Filippine, ma tutto questo è documentato. Quindi non ha mai fatto uso di scimpanzé? Mai e poi mai. Purtroppo non esistono documenti precisi sul procedimento usato da Koprowski per fabbricare il suo vaccino. Ma laddove la memoria vacilla, sono le immagini d'archivio a mostrare quello che succedeva in Congo. Nel Congo belga, il campo polio diretto da dottor Courtois conta 86 scimpanzé sui quali si effettuano regolarmente degli esperimenti iniettando loro il vaccino antipolio inventato nel 1947 dal dottor Koprowski. Gli animali si trovano in gabbie provviste di una parete scorrevole che permette di avvicinarsi facilmente alle scimmie per le iniezioni ipodermiche. Così prosegue la lotta implacabile contro una delle malattie più terribili e non ancora debellata. La cosa davvero curiosa è che abbiano messo in piedi una simile struttura, in quanto a quell'epoca si sapeva già benissimo che gli scimpanzé erano delle cavie poco affidabili per verificare la sicurezza dei vaccini. Albert Sabin, l'altro grande ricercatore dell'epoca in materia di vaccino antipolio, aveva dimostrato nel 1955 che gli esperimenti per verificare la sicurezza del vaccino andavano fatti su dei primati inferiori, ai quali bisognava praticare un'inoculazione intracerebrale o intraspinale, vale a dire un'iniezione del prodotto o nel cervello o nel midollo spinale. Gli animali in questione erano di solito dei macachi indiani o delle Filippine. Perciò non si poteva dimostrare un granché praticando esperimenti sugli scimpanzé. Eppure, nel cuore del Congo, Koprowski aveva creato un campo di sperimentazione nel quale si trovava soltanto una specie di scimmia, lo scimpanzé.